Bisogna centrare il bersaglio. Non si prega tanto per pregare perché non abbiamo nulla da fare. Si prega per toccare la presenza di Dio, si prega per parlare con Dio, si prega per alzare richieste a Dio, si ascolta e si riceve. Amen? Ma non è il soggetto di oggi. Il soggetto di oggi è quel famoso soggetto di cui vi ho parlato un paio di domeniche fa, che è un soggetto che noi troviamo in tutta la Bibbia. C'è un Dio buono? Dite, c'è un Dio buono? Ma c'è un diavolo cattivo? E quindi oggi vi voglio dimostrare come Gesù ha sconfitto il cattivo. Tutti i film, tutte le storie, anche quando andiamo al cinema, ci aspettiamo sempre un lieto finale. Ma non è sempre così. Nella Bibbia troviamo sempre un lieto finale. Il cattivo è sconfitto. Amen. Il problema è che non tutti lo sanno. Il problema è che molti pensano che il diavolo sia forte, quando invece la Bibbia dice che è un nemico sconfitto. La conoscenza è un po' come quando Tabitha ha raccolto l'offerta. Se ho bisogno di aggiustare un cavo elettrico, vado dall'elettricista, non vado dall'idraulico. E se voglio conoscere Dio, devo entrare nella sua parola. Amen. Alleluia. Aprite la Bibbia in Atti degli Apostoli al capitolo 14. Anzi, 19. Vi ho detto 14 perché stavo guardando senza occhiali. Atti 19. Versetto 11. L'avete trovato? E Dio faceva. E Dio fa. E Dio farà sempre. Perché Lui è vivente. E ci tengo a sottolinearlo. Che uno legge la Bibbia e dice Dio faceva. Ma adesso? Adesso scoprirai che Dio continua a fare. Dio faceva prodigi straordinari. Prodigi straordinari, cioè cose che vanno al di là dell'ordinario. Chi le faceva? Chi? Dio. Dio, siete d'accordo? Perfetto, anch'io sono d'accordo. Però le faceva per le mani di Paolo. E nemmeno lo chiama apostolo. Interessante. Dio faceva prodigi straordinari, ma non mandava angeli dal cielo. Usava le mani di un uomo chiamato Paolo, che noi conosciamo oggi essere un apostolo, ma che anticamente era un persecutore della Chiesa chiamato Saulo da Tarso. Ora, se Dio ha usato Saulo da Tarso e ha usato le sue mani per fare prodigi straordinari, che cosa impedisce a Dio di usare le tue mani oggi? Questa è la Chiesa. Se tu non pensi che Dio possa usare le tue mani oggi, tu non hai la rivelazione di che cos'è la Chiesa. Amen. Magari tu stai pensando, vabbè, ma Paolo era l'apostolo. No, no, Paolo era un assassino, un delinquente, un persecutore. Si chiamava Saulo da Tarso, perseguitava la Chiesa, ma poi qualcosa è cambiato nella sua vita. E Dio ha iniziato a usare le sue mani, la sua vita, la sua bocca, la sua testimonianza per cambiare le cose non solo nella sua vita, ma anche nella vita delle persone intorno a lui. La mia domanda è:
che cosa può impedire Dio di servirsi di te oggi? E se Dio si può servire delle mie mani oggi, delle tue mani oggi, allora Dio si può servire della sua Chiesa fuori da queste mura e quindi nella società, dove lavori, dove studi, dove cammini, dove fai sport, dove fai divertimento. Ed è lì che Dio vuole manifestare se stesso. Amen? Alleluia. Ora, Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che, e lo dice, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo. E le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. E voglio parlarvi appunto di questo argomento. Esiste il bene, esiste il male, esiste Dio, esiste l'avversario di Dio, ma Dio ha creato il male? No, Dio ha creato ogni cosa buona. E allora come fa a esserci il male? Come fa ad esserci un avversario? Semplicemente perché un angelo si è ribellato. Si è ribellato alla volontà di Dio, è diventato l'avversario, è il nostro avversario, è colui che vuole distruggere le opere di Dio e quindi Dio ha dovuto intervenire in tutto questo per mettere fine a colui che voleva distruggere l'opera perfetta di Dio. Ora, la differenza qual è? Che l'avversario, che è stato sconfitto da Gesù, non può toccare i cristiani, ma può toccare coloro che non credono in Cristo. Quindi questo vuol dire che quando noi crediamo in Gesù, c'è un riparo, una protezione sulla nostra vita, ma non c'è su tutti coloro che non lo conoscono. Quindi su molta parte delle persone in questo modo che non conoscono Gesù e quello che lui è venuto a fare sulla croce e sulla con la resurrezione sedendosi sul trono, loro possono subire l'influenza dell'avversario. E di conseguenza uno degli scopi della Chiesa, uno dei mandati soprannaturali della Chiesa è liberare le persone da questi spiriti. Amen. Ora, ne parla il Vangelo di Matteo, ne parla il Vangelo di Marco, ne parla Luca, ne parla Giovanni, ne parla Timoteo, ne parlano tutti di queste cose. Quindi non si può ignorare questo argomento. Quindi andiamo avanti. Ora alcuni esorcisti giudei tentarono di invocare il nome di Gesù. Il nome di Gesù non si tenta di invocarlo. La Chiesa conosce perfettamente chi è Gesù e di conseguenza quando io dichiaro nel nome di Gesù qualcosa, io non tento di usare quel nome mi è stato delegato, quindi io ho autorità nel nome di Gesù come cristiano, come credente di esercitare, di annunciare quel nome al di sopra di ogni altro nome. Amen. È come se ti viene delegato autorità da un'altra persona e tu puoi agire per nome e per conto di quell'altra persona perché l'autorità ti è stata delegata. Quindi quando Gesù è resuscitato ha preso questa autorità e l'ha delegata ai credenti. Quindi noi siamo abilitati di esercitare autorità per nome e per conto del Re dei Re e Signore dei Signori. E se non lo facciamo, siamo noi che non ci stiamo adoperando affinché la volontà di Dio in cielo sia fatta sulla terra. Interessante, vero? Un Dio straordinario che ha creato ogni cosa, ha delegato a persone come noi di stabilire il suo regno sulla terra. Ma se non credi questo, perché preghi il Padre Nostro? Tutto il mondo prega il Padre Nostro, perché è l'unica preghiera che conosce, si può dire. Però quel Padre Nostro dice, venga il tuo regno e la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo. Però non sappiamo come fare. Ed è sbagliato questo. Io devo sapere come fare, quindi devo conoscere qual è la mia autorità, specialmente nel mondo spirituale, che è un mondo che non si vede, non si tocca, però esiste,
Gli apostoli ne hanno parlato, i discepoli ne hanno parlato, Gesù ne parla e oggi stiamo leggendo appunto di questo argomento. Amen? Quindi, alcuni hanno provato, ma erano esorcisti, hanno tentato di invocare il nome del Signore Gesù e su coloro che avevano gli spiriti maligni e dicevano: ti scongiuriamo nel nome di Gesù che Paolo predica. Cioè, qui abbiamo persone che hanno problemi spirituali e loro vanno lì e dicono: ah, lui ha predicato, io adesso ci provo, tento, vediamo se funziona, nel nome di Paolo che predica. Ma non funziona così le cose. Ma loro ci hanno provato. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Quindi una persona molto religiosa. E mettete tutte le L che volete. Molto religiosa. Ma la religiosità non ha mai liberato nessuno. La religiosità non ha mai salvato nessuno. La religiosità non ha mai guarito nessuno. La religione non sta facendo la differenza sulla terra, è la fede che sta facendo la differenza sulla terra, non la religione. Cosa succede? Versetto 15. Lo spirito maligno risponde. Ve lo immaginate? Loro stanno parlando a una persona e tutto d'un tratto è lo spirito maligno che risponde. Ah, io sono più forte. Tu non ce la farai. Quindi è lo spirito maligno che sta parlando. Ora osservate la differenza che c'è tra il versetto 15 e il versetto 16. Lo spirito maligno risponde e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Domanda. Gli spiriti maligni hanno conoscenza e conoscono perfettamente chi tu sei. Ora, lo spirito maligno non è la persona che sta parlando, ma è lo spirito maligno attraverso una persona. E dice: io conosco Gesù, quindi hanno conoscenza. Quindi sono spiriti, ma sanno pensare. Non pensate che gli spiriti non abbiano un cervello. Ce l'hanno. Non pensate che gli spiriti non abbiano conoscenza. Ce l'hanno. Non pensate che gli spiriti non abbiano memoria. Ce l'hanno. E come ce l'hanno gli spiriti malvagi, ce l'hanno gli angeli, perché anch'essi sono spiriti. I demoni malvagi sono angeli che si sono ribellati nel principio, chiaro? Ma loro hanno conoscenza, hanno intelligenza, hanno memoria, vogliono parlare e per fare tutto questo devono usare un corpo umano. E quindi hanno bisogno di corpi per portare la volontà dell'avversario sulla terra, quando invece noi siamo chiamati a portare la volontà di Dio sulla terra. Allora ecco che loro provano a pregare per una persona e lo spirito maligno parla. E notate che la Bibbia dice chiaramente: non è l'uomo che ha parlato, è lo spirito maligno che parla. Vi è mai capitato? E quando capita cosa facciamo? Dobbiamo rispondere a una domanda. Lo spirito maligno sa chi è Paolo, lo spirito maligno sa chi è Gesù, ma la domanda è: tu sai chi sei tu? Perché se non sai chi sei tu, quando lo spirito maligno parla, i peli ti si rizzano alti così e fai la fuga. Ma davanti a chi sa chi sono, cioè davanti a me stesso che so chi sono, è lui che deve essere messo in fuga. Quindi la domanda oggi alla Chiesa è: sai chi tu sei? Sapete, nel principio, agli inizi delle mie esperienze, in una riunione di preghiera si stava cercando la presenza di Dio e si era manifestata la presenza di Dio, una donna inizia a urlare con voce da uomo e mi cade addosso. Una donna con voce di uomo mi cade addosso. Io era la prima esperienza e mi sono spaventato, ho avuto paura, quasi ho iniziato a tremare in quella situazione perché dico: caspita, se esce dall'uno entra nell'altro, perché non mi sentivo a posto. Ma non è così, non funziona così. Ma a quei tempi io non sapevo chi ero. Ero un credente, il diavolo non può toccare i credenti, ma io non lo sapevo. Nessuno me l'aveva insegnato e di conseguenza mi ero spaventato.
Ma oggi voi state ascoltando una verità che vi renderà forti e che cambierà la vostra vita spirituale. Prima, perché dovete comprendere che il soprannaturale esiste. Secondo, perché dovete avere coscienza che le cose invisibili esistono. E terzo, dovete conoscere chi voi siete. Perché la Bibbia dice che colui che è in voi è più forte, è più grande di colui che è nel mondo. E in questo momento è il diavolo che è nel mondo. E tu dici, ma com'è possibile? Dovrebbe essere Dio che è nel mondo. Sì, è vero che Dio è nel mondo per mezzo della Chiesa, ma vi ricordo che quando Adamo ed Eva hanno peccato, hanno dato l'autorità all'avversario, e da quel giorno l'avversario ha autorità sulla terra. Non sulla Chiesa, ma sui non credenti sì. Perché? Perché gli è stata affidata da Adamo ed Eva. Ora, Dio doveva cambiare questa situazione spirituale ed è per questo che ha mandato Gesù. Per amore nostro, per riscattare l'umanità, decide di mandare Gesù sulla terra. E Gesù doveva pagare il prezzo, perché noi eravamo i peccatori, noi stavamo facendo la volontà del diavolo, quindi Dio decide di mandare Gesù, e Gesù ci dice ancora oggi, vuoi che mi sostituisca a te? Sei tu il peccatore, sei tu che devi pagare il prezzo, ma io ho scelto di morire per te. E il giorno in cui tu dici, grazie Signore Gesù di aver scelto di essere morto per me sulla croce, in quel giorno tu torni a nascere di nuovo. Perché? Perché tutto questo è possibile? Perché attraverso la morte e la sepoltura di Gesù Cristo che non aveva mai peccato, è andato all'inferno, ha preso le chiavi dell'autorità, ha dato un calcio nel sedere al diavolo, ha ripreso l'autorità e ha detto, to, questa è vostra, andate, predicate queste buone novelle a tutto il mondo, gratis avete ricevuto e gratis date, nel mio nome caccerete demoni. Gloria a Dio. Alleluia! E quindi ci ha dato l'autorità di esercitare per nome e per conto il nome di Gesù. Ma proprio l'altra settimana una persona che non conosco, che si vede che segue i programmi della TV cristiana, ci ha mandato un'email e la sua domanda era: ma perché tu usi sempre il nome di Gesù? Vero? Interessante sta cosa qua. Perché uso sempre il nome di Gesù? Perché ho autorità nel nome di Gesù? Perché mi sono identificato nel nome di Gesù? Perché io e Gesù siamo uno. Io so chi sono, ma non sempre i credenti sanno questo. Ed ecco che se uno prova a fare le cose, io non provo più a fare le cose. Quando dichiaro nel nome di Gesù, le cose devono avvenire. Perché so che colui che vive in me è più forte di ogni situazione. Ma loro ci hanno provato, ci hanno tentato, quindi lo Spirito inizia a parlare, risponde, e poi dice al versetto 16, quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro. Notate la differenza, prima è lo spirito maligno che parla, versetto 16 dice, quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò contro di loro. E uno che legge questo episodio può aver paura di tutta questa situazione, ma loro non erano credenti, loro non erano ancora nati di nuovo, loro non avevano ancora lo Spirito Santo in loro, loro stavano provando, non conoscevano l'autorità, tutte cose che invece noi oggi abbiamo, in Cristo. Alleluia! Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatti li fece loro una tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Or questo venne risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano ad Efeso e furono tutti presi da paura e il nome di Gesù era magnificato. Il nome di Gesù inizia ad essere magnificato. Molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare, dichiarare le cose che avevano fatto. E molti di coloro che avevano esercitato arti occulte, notate, arti occulte, radunavano insieme i libri e li arsero in presenza di tutti e calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Quanto costa quel libro, Selene, che tu hai presentato oggi? 15 euro. Qui hanno bruciato 7.000 euro di libri.
di arti magiche. Perché? Perché le persone che avevano esercitato arti occulti, che avevano fatto patti col maligno, che avevano scelto delle vie sbagliate, confessavano, dichiaravano, si pentivano e venivano liberati e venivano salvati istantaneamente. Alleluia! Importante questo. Cioè non solo udivano, no, se hai robe a casa, fatture, se hai robe che ti hanno regalato sulle quali sono stati fatti delle magie, prendi quello, eliminalo da casa tua, perché quello è un territorio dell'avversario e lui attraverso quelle cose può intimorirti, può creare pressione in casa tua. Non usate magliette con serpenti strani, non usate cose di questo genere, non usate niente con sul 666 che è il numero dell'anticristo. Tutte queste cose producono un'influenza spirituale che voi non vedete ma potete sentire, perché poi la notte non riuscite a dormire, iniziate a sentire strani rumori in casa e vi dite: ma cos'è? Cosa sta succedendo? Non vi preoccupate, sta succedendo quello che leggiamo nella Bibbia. Né più e né meno. Quante volte ci è capitato di andare nelle case di persone e dire: guarda, quella cosa lì non va bene, è meglio se la elimini. Quella maglietta che indossi, le stelle, la stella a 5 punti. Ricordatevi che la stella di Davide ha 6 punte, ma quando trovate una stella a 5 punte con la punta rivolta verso in basso, quello è un simbolo satanico. Poi le persone dicono: oh, che bella, la indossi. Non può indossare queste cose, perché quelle cose appartengono all'avversario. Ma la cosa più assurda è quando i credenti fanno questo. E quando i credenti dichiarano: ho un diavolo per capello, oh, la casa piena di demoni. E quello che dichiari è quello che avrai. Non ho pace, non avrai pace. Ma come? Gesù è il Signore della pace, tu mi vieni a dire non ho pace, c'è qualcosa che non va. Ora, le persone non nascono possedute da demoni, aprono porte o portoni. Se io ho le chiavi, la chiave è l'autorità. Io con questa chiave posso, dov'è che l'ho messa? Eccola qua. Io posso aprire e chiudere quello che quando voglio e quello che voglio della mia macchina. Ma ho la chiave. Quindi se ho la chiave ho l'autorità. Gesù ci ha dato le chiavi. La domanda è: perché non chiudiamo le porte? Perché ci piacciono aperte, perché il peccato a volte piace, perché a volte si pensa che il diavolo sia qualcosa, oh che bello, andiamoci dietro. Ma guardate che il diavolo vi chiederà conto di ogni cosa. Arriverà il giorno in cui vi chiederà conto. E poi quando siamo in chiesa e predichiamo questi messaggi e qualcuno inizia a star male, o magari qualche donna inizia a parlare con una voce maschile e deve essere aiutata perché spiritualmente sta avendo problemi, o degli uomini che iniziano a buttarsi per terra e non riescono a star fermi, come quell'esperienza che vi ho detto la volta scorsa di quel ragazzo che mentre stavamo pregando fra di noi si butta per terra e inizia a strisciare come un serpente, ed eravamo in casa, meno male che noi sapevamo chi eravamo. Abbiamo immediatamente chiamato l'attenzione, abbiamo fermato la cosa. E cosa ti sta succedendo? Perché sta avvenendo tutto questo? E lui ha dovuto confessare, ha dovuto dichiarare il perché aveva aperto la porta. E questo giovane stava andando a letto con la moglie di suo fratello, incesto, e l'incesto ha aperto la porta al diavolo. E il diavolo è entrato. E questo uomo non se ne è reso conto subito. Non te ne rendi conto. Te ne rendi conto quando avvengono le manifestazioni che c'è qualcosa che non va più bene dentro di te. Ma grazie a Dio noi eravamo lì, sapevamo chi eravamo. E nel momento in cui ha confessato, ha dichiarato, perché il problema lo conosceva, sapeva qual era la porta aperta. Nel momento in cui l'ha dichiarata, noi abbiamo preso autorità, Satana, e non ho parlato al ragazzo,
Ma ho parlato al diavolo, perché il ragazzo aveva già parlato, aveva detto io ho sbagliato perché ho fatto questo. In quel momento io ho parlato al diavolo, ho detto Satana, io ti leggo, nel nome di Gesù, lascia la vita di questo ragazzo ed esci da lui. Nel momento in cui ho detto queste cose è stato istantaneamente liberato. Questa è l'autorità che tutti i credenti hanno. Però vedete che Satana stesso dice io conosco Gesù, io conosco Paolo, ma tu chi sei? Se non sai chi sei, non fai la differenza, non fai paura al diavolo, ma il diavolo ha paura di coloro che sanno chi sono, indipendentemente che sono grandi o piccoli, ricchi o poveri, anziani o giovani, al diavolo fa paura chi sa chi è nello spirito. Non ha paura delle chiese. Al diavolo non interessano le mura, potete avere le cattedrali più belle del mondo, ma quando ci sono uomini e donne di Dio che sanno chi sono e chi vive dentro di loro, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio dimora in noi e queste dimore dello Spirito di Dio escono in questo mondo, la Chiesa entra nelle ditte, nelle società, nelle fabbriche, nelle scuole, negli asili, nelle università, nei negozi e allora lì facciamo la differenza. Questa è la vera Chiesa, non la Chiesa che si chiude dentro, ma la Chiesa che sa chi siamo. E poi veniamo qua tutti insieme, gloria a Dio, perché? Perché ci piace alzare la voce al cielo, lodare e adorare Dio con migliaia di persone, migliaia di nazioni. E gloria a Dio perché ci sono 30 nazioni in questa chiesa. E io amo sentire le voci di ogni nazione che si alzano a Dio, perché il cielo è così. Il cielo è così, quindi noi stiamo rappresentando un pezzo di cielo sulla terra. Grazie per i giovani che hanno messo queste lampadine a dimostrare il cielo. Ma questo è solo un piccolo aspetto. È la stessa cosa che Dio dice ad Abramo. Abramo, esci, mira il cielo, così sarà la tua progenie. Ma anche Abramo con i suoi occhi poteva vedere un pezzettino del cielo. Ma voi immaginate cosa ci sarà su nel cielo? Gente di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione. Sarà fantastico, meraviglioso e glorioso. Ma io non sto vivendo per quel giorno, sto vivendo per l'oggi. Come posso fare la differenza oggi sulla terra? Per questo abbiamo lasciato il nostro lavoro. Per questo abbiamo seguito Gesù, per fare la differenza sulla terra oggi. Ma questo è quello che Dio ha chiesto a noi, a me e a mia moglie. Ma a te può chiedere di essere pastore nella tua azienda, nella tua ditta, di essere un leader, un imprenditore lì dove sei, nella tua società, nel tuo negozio, nella scuola. Ed è lì che entra il vero cristianesimo. Ed è lì che diventa cristianesimo e non religione. Diventiamo religiosi anche noi quando ci chiudiamo. E io mi ricordo la mia prima preghiera, ho detto Signore religioso mai, io non voglio essere una persona religiosa, non mi piacciono i religiosi, puzzano, la religione puzza, puzza di vecchio. E ringraziate Dio che avete dei leader così belli, giovani, ai tanti, che sono pieni di fuoco e che vogliono andare fuori a cambiare il mondo. Alleluia! Gloria a Dio! Cacciare demoni è una chiamata sulla nostra vita. Allora, molti di loro consegnarono queste cose e il versetto 19 dice che molti di coloro che avevano esercitato arti occulte radunavano i libri, li arsero. Così al versetto 20 la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Dite la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Alleluia, la parola di Dio deve crescere potentemente ed affermarsi. Allora, il Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 1. Matteo 10, Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 1. E non abbiate paura. Poi chiamate a sé i 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli. Diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli. Perché? Perché Dio ama la gente, Gesù ama la gente, perché la gente è fatta immagine e somiglianza di Dio. Per amore ci è stata data autorità di cacciare i demoni
e liberare le persone. Amen. Vangelo di Matteo, versetto 8, guardate anche il versetto 8, siamo al capitolo 10, guardate il versetto 8. Guarire gli infermi, mondare i lebbrosi, resuscitare i morti e scacciare demoni. Prima li chiama spiriti immondi, poi li chiama demoni, ma sono sempre loro. Sono immondi, sono demoni, sono angeli ribelli. Ok, Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 22. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù che scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ascoltate bene, in questo versetto il mondo spirituale, la Bibbia ci fa comprendere che nel mondo spirituale malvagio c'è una gerarchia. Parla del principe e quindi noi dobbiamo sapere che c'è una gerarchia. Come c'è una gerarchia angelica, cherubini, serafini, angeli, ok? Lo stesso c'è una gerarchia demoniaca, va bene? Perfetto. Andiamo avanti, Marco parla di questo, Luca al capitolo 10 parla anche lui di queste cose. Andiamo anche nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 17. Ora i 70 tornarono con l'allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, ora Gesù risponde, dice: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Quindi Gesù ha visto la sconfitta del diavolo e ne ha parlato ai suoi. E poi dice: ecco, io vi do l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla, 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 nulla potrà farvi del male. Colui che ha vinto delega la sua vittoria. Quando vinceva un generale, la vittoria del generale andava su tutto il suo esercito. Il nostro generale Gesù ha vinto, la vittoria va su tutto il suo esercito. Vi ho dato autorità, per questo non dobbiamo avere paura. Ma andiamo avanti, anche Giovanni ne parla, siamo nel libro dell'Apocalisse ad esempio. Andiamo al capitolo 16 e andiamo a leggere il versetto 14. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno segni e vanno dai re. Ora ci viene detto che questi demoni hanno delle strategie, fanno segni e vanno dai re. Notate la strategia: se un demone riesce a convincere un re, riesce a convincere un presidente, riesce a convincere un senatore che il diavolo è forte e potente e ha autorità, è ovvio che tutte quelle persone che sono sotto questa autorità crederanno a questa menzogna. Quindi la strategia del diavolo è a usare demoni per andare a influenzare le autorità di questa terra. Ora, se il diavolo esercita questa strategia, perché la Chiesa si nasconde invece di andare a parlare ai grandi della terra? Daniele parlava ai grandi, Paolo parlava ai grandi, tutta la Bibbia trova uomini e donne, persone che parlavano ai grandi della terra. Oggi abbiamo grandi chiese stabili con piccole persone che hanno paura a parlare. Hanno vergogna di parlare. Ci nascondiamo. Ci nascondiamo. Perché? Perché non sappiamo chi siamo. Perché non sappiamo chi siamo. Manca la rivelazione. L'ultima volta che abbiamo insegnato c'era un ragazzo nascosto dietro la colonna. Noi stavamo insegnando in una classe e lui si nascondeva dietro la colonna. Ma non è che avesse paura, era solo timido, intimorito.
Lionello lo chiama e dice: oh, cosa fai dietro la colonna? Vieni fuori. Ma guardate che quando noi andiamo in giro esercitiamo autorità sopra tutti i livelli. E lui si è venuto a sedere davanti e in quello stesso momento Dio mi ha dato una parola. Tu ti nascondevi dietro una colonna, da questo momento il Signore ti chiama a diventare una colonna nella tua chiesa. Zan zan. Siamo chiamati noi a cambiare le cose, ma se la Chiesa non dichiara l'autorità con la sua propria bocca, vi ho detto la volta scorsa, tutte le auto nella nostra via, tutte bucate, tranne una, quella di mia moglie, perché ne parlavamo sempre bene. Il giorno in cui ho iniziato a parlare male della macchina di mia moglie, perché era una carretta, da quel giorno in poi hanno iniziato a devastarla. Perché? Perché ho tolto la protezione. Quello che noi diciamo è molto importante, quello che noi dichiariamo con la nostra bocca fa la differenza nella società. I demoni vanno a influenzare le menti dei grandi, perché sanno che se toccano le menti dei grandi, toccano una massa. Noi non vogliamo raggiungere le menti dei grandi perché vogliamo i grandi. Noi vogliamo raggiungere le menti dei grandi perché loro possono raggiungere delle masse che io non posso raggiungere. E queste sono strategie. Ora, se il diavolo è uno stratega, ma perché nella Chiesa non usiamo le strategie? Ma grazie a Dio, almeno in questa Chiesa le strategie si usano. Amen. Ma non è sempre così, non è così dappertutto. Prima Timoteo, capitolo 4, versetto 1. Vi do un po' di scritture per farvi comprendere, per darvi la panoramica. La panoramica. Prima Timoteo 4, versetto 1. Andiamo a leggerlo. O lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Notate, alcuni apostateranno, cioè si allontaneranno dalla fede, si raffredderanno. E spiega anche come avverrà questo. Perché? Perché queste persone che prima erano calde, erano infiammate, iniziano ad ascoltare spiriti seduttori e dottrine di demoni. Queste cose non le vedrete, ma state molto attenti a cosa prestate le vostre orecchie. State attenti a chi ascoltate, a cosa ascoltate in TV, a cosa ascoltate in internet, a cosa entra nelle vostre orecchie, perché il diavolo usa questi strumenti. Quando si parla, state attenti ad ascoltare musica satanica. E certo, state attenti a vedere dei video. Perché noi mettiamo l'auto-auto ai genitori quando diciamo state attenti ai vostri figli a quello che vedono, ai giochi che fanno? Perché molte volte quei giochi che loro utilizzano in internet hanno dentro nomi di demoni. Io ho fatto una ricerca e ogni gioco, se tu vai a prendere il nome di quel gioco e del personaggio che c'è dentro, tu leggi che quello è un demone. Non l'ho portato qua, non ce l'ho qua, ma ve lo potrei dire la prossima volta, non ho problemi. Ricerca fatta da me. Perché diciamo ai nostri figli che non devono giocare con quei giochi? Perché siamo genitori cattivi? No, perché sappiamo discernere il bene dal male, il sacro dal profano, il puro con l'impuro, la verità dalla menzogna e le luci dalle tenebre. Vi basta? Se non lo facciamo noi, chi lo fa? Chi educa i nostri figli? Perché io devo lasciare l'educazione spirituale dei miei figli alle scuole? Perché devo delegare questo? Voi conoscete la verità, siete voi che dovete fare la differenza in casa vostra, siete voi che dovete portare la presenza di Dio, siete voi che dovete dire ai vostri figli questo no, questo sì, questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare. E se poi si ribellano, prendi il cucchiaio di legno, pan sul sedere e vedi se la prossima volta si ribella. Non usate le mani, perché le mani sono fatte per amare e accarezzare e i vostri figli devono amare le vostre mani, ma quando si ribellano, quando pensano di essere più furbi di voi, quello è il tempo di usare il cucchiaio di legno. Io l'ho usato sui miei figli, qualcuno se lo ricorda. Ma oggi sono leader in questa chiesa, oggi amano Dio e servono Dio. Cosa aspetti tu a fare altrettanto?
Quando sarà grande, sarà troppo tardi, non ti ubbidirà più. C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per educare, istruire e ammaestrare. Quando diventano grandi è tardi. Amen. Ma noi amiamo i giovani, amiamo i nostri figli, vogliamo il meglio per loro. Ora, veniamo qua, ci ingrassiamo di parola di Dio, ascoltate la migliore parola tutte le domeniche. Uscite, belli paffuti, di quello che avete mangiato spiritualmente e poi non fate niente nelle vostre case, non fate niente nel mondo. Non fate la differenza. Nessuno vi dice di lasciare il vostro lavoro e di dare la vostra vita a tempo pieno, ma usate quello che Dio vi ha dato. Semplicemente, Dio vi sta chiedendo solo questo. Tu sai chi sei? Quante domande ti ha fatto prima Tabita? Io te ne faccio una io. Chi sei, Angelo? Sono Gesù. Gesù in te? Gesù è in me. Io sono Angelo. E se il diavolo viene ad attaccare la tua famiglia, cosa fai? Gli dico, diavolo, esci da qua nel nome di Gesù Cristo. Sì, bravo. Ma non con quel tono. Perché a me proprio non mi hai fatto né caldo né freddo. Io mi ricordo... In un libro di Smith Wigglesworth, è un apostolo della fede, ha avuto un'esperienza, questo libro racconta l'esperienza di quest'uomo che era fermo alla fermata e arriva una donna con un cagnolino, no? No, se il cagnolino era libero, no? È iniziato... Per tre volte... Vattene via! E se n'è andato! Usate autorità! Fate uscire il leone che è dentro di voi. Gesù è il leone della tribù di Giuda. Il diavolo viene presentato come un leone, ma non è un leone. Noi abbiamo il leone della tribù di Giuda dentro di noi. Fatelo uscire! Fatelo uscire! Dichiarate a questo mondo che il leone della tribù di Giuda vive dentro di voi. Sì o no? Sì o no? Sì. Alleluia. Qualche altra scrittura voglio darvi. Vi ho detto, attenzione a cosa udite, perché si parla di spiriti seduttori e dottrine di demoni. Le dottrine di demoni, in questo contesto di Timoteo, vengono da falsi apostoli, cioè persone che si dicono santi, profeti, eccetera, eccetera, che possono predicare e insegnare, ma attenzione a quello che ascoltate in internet quando andate a sentire messaggi in giro. Chiaro? Non tutto ciò che trovate nelle enciclopedie, non tutto ciò che trovate in internet che parla di Gesù è buono e santo e puro. Chiaro? Se dovete andare in internet... Andate a cercare i messaggi del pastore Scanapieco, tutto il resto via, non va bene. Facciamo pubblicità, dai. Ora, perché vi dico questo? In Marco capitolo 4, versetto 24, dice: attenzione a ciò che udite. Lo sapevate? Se non lo sapevate, lo potete leggere ora. Marco capitolo 4, versetto 24. Disse loro ancora: fate attenzione a ciò che udite. Vuol dire che ciò che udite può influenzare la tua vita di pensiero. Se la tua vita di pensiero è influenzata, possono essere influenzate le tue azioni, e se le tue azioni vengono influenzate, tu apri le porte e spiriti demoniaci possono entrare in te. Ora, che differenza c'è fra credenti e non credenti? Dobbiamo avere paura? Assolutamente no. Però noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo.
Dio ci ha insegnato come siamo fatti. Ora, siccome il mio spirito è stato dato a Dio, nessun demone può venire a dimorare nel mio spirito, ma posso essere influenzato nella mia mente e nel mio corpo. Per un non credente che non ha lo Spirito Santo in lui, un non credente può arrivare ad essere posseduto dal diavolo, cioè influenzato completamente spirito, anima e corpo. Questo insegna la Scrittura. Ecco perché bisogna stare attenti a ciò che ascoltiamo. Andiamo avanti. Matteo 16. E adesso preparatevi ad essere scioccati. Stiamo parlando del primo Papa della Chiesa. In Matteo, capitolo 16, almeno l'hanno fatto tale, non è così per noi. Ma in Matteo, capitolo 16, al versetto 21, troviamo scritto: da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli, quindi Gesù sta parlando con discepoli, che era necessario che lui andasse a Gerusalemme a soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi. Doveva essere ucciso e resuscitare al terzo giorno. Attenzione a Pietro! Allora Pietro lo prendi di sparte. Cioè, è il massimo. Gesù sta parlando con i discepoli. Gesù gli sta raccontando quello che ormai deve avvenire nella sua vita. È una dichiarazione, è quasi una dichiarazione finale della sua vita. Quindi Pietro lo prende in disparte e gli dice: oh. Cominciò a riprenderlo Pietro, che riprende Dio, ok? Pietro lo riprende dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. E Gesù a Pietro: vattene via da me, Satana. Avete letto? È la Bibbia? È Vangelo? Sta scritto? È Gesù che sta parlando? Sta parlando all'apostolo? Sta parlando a un apostolo? Sta parlando a Pietro? Su Pietro hanno fatto la prima chiesa, dicono. Vero? Vattene via da me, Satana! Cosa stava succedendo, cari, in questo contesto? Che ora è che Pietro aveva prestato le sue orecchie ad ascoltare ciò che non doveva ascoltare, a credere a ciò che non doveva credere e ad agire su ciò con cui non doveva agire. E in quel momento Gesù non sgrida Pietro, ma sgrida il fatto che lui aveva dato spazio a un pensiero che non veniva da Pietro ma veniva dal diavolo, e lo caccia, e lo caccia, e lo caccia. Quindi, se questo è avvenuto a Pietro, può avvenire a chiunque. Quindi state attenti a ciò che ascoltate. Se sbagliamo ad ascoltare, diamo spazio a certe cose, ecco che il diavolo può influenzare. Che cos'è l'influenza? L'influenza è un messaggio che il diavolo vuole farti entrare, ma l'influenza di demoni è da fuori a dentro. Quindi tu non hai un demone dentro, però ti può parlare alle orecchie su certe cose, e se tu le ascolti, le fai entrare, le tieni dentro e poi hai aperto la porta. Quindi viene detto da molte persone: l'uccellino può venire, ma tu puoi mandarlo via, oppure se non lo fai gli permetti di fare il nido in testa. È la stessa cosa. Arriva un pensiero, tu discerni che è sbagliato, non tenerlo, non pensarci, mandalo via subito. Vabbè. Se invece teniamo questi pensieri influenzeranno il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere le cose e il nostro agire. Quando poi si apre la porta, lo spirito entra, è un demone, quindi ha una memoria, sa parlare, ed è questo il motivo per cui molti che fanno riti, pratiche magiche, evocano morti, tutte cose che non devono essere mai fatti. Ma io voglio sentire la voce dei miei cari morti. Non fatelo, perché i morti non possono parlare, sono demoni che parlano in quel momento. E quando voi vi fate leggere le mani, la fortuna, il futuro, lo zodiaco, tutto campo dell'avversario, tutto campo demoniaco, queste cose non si fanno, perché entriamo a giocare nel campo dell'avversario.
ascoltiamo cose, queste cose ci influenzano. Oh, oh che bello, adesso ti dico tutto il tuo futuro. La lampada. Tu sarai, tu farai. Il problema qual è? Che i demoni conoscono il tuo passato e conoscono il tuo presente, ma solo Dio conosce il tuo futuro. Quindi tu vieni influenzato da quello che loro conoscono nel tuo pensiero e dicono, perché ti hanno visto agire in quel modo? E quindi tu inizi a pensare, caspita, questi qua conoscono tutti di me, come hanno fatto? È una forza, è una potenza. E allora poi ti aggiungono cose e tu inizi a crederle. Stai attento perché dopodomani avrai successo, lì farai fortuna. Stai attento a non uscire fra 3 giorni perché passerà una macchina e ti andrà a schiantare. Tu credi a queste cose, le fai e succedono. Perché? Perché il diavolo te le sta preparando. Oh, wow. Non ha autorità per fare queste cose, ma ti può preparare la strada davanti. Ecco perché dobbiamo stare attenti a chi prestiamo le nostre orecchie. La Bibbia parla di spiriti di infermità, non tutte le malattie sono spiriti di infermità. A volte noi siamo ammalati perché magari gestiamo male il nostro cibo, quello che beviamo, magari siamo vicini a fabbriche che emettono tossine e ci ammaliamo, quello non è colpa del diavolo. Ma la Bibbia parla anche di spiriti di infermità. Quando si usa la rabbia, quando non sai controllare il tuo umore, ti arrabbi sempre, sei fuori controllo, oppure continui ad andarti il sangue alla testa e perdi il controllo, attenzione, perché questa può essere una porta aperta. E il diavolo inizia a influenzare la tua vita, ti fa diventare violento e ti porta a commettere del male. Io vi ricordo un'esperienza che abbiamo avuto in casa io e mia moglie con un ragazzo. Era da tempo che lo stavamo curando, non sapevamo come aiutarlo perfettamente, ma un giorno, siccome questo ragazzo l'abbiamo conosciuto ed era uno che andava in giro a fare rapine e non aveva paura di niente, un giorno era a casa nostra e eravamo in cucina, in un posto normalissimo e iniziamo a parlare delle cose di Dio, perché quando siamo in mezzo alla gente dovremmo parlare delle cose di Dio, se vogliamo influenzare le persone nel bene. E questa persona voleva essere influenzata nel bene. E non me la dimenticherò mai, la mia cucina è rettangolare, io ero da questa parte all'entrata, lui era vicino al mobile in fondo. E mentre stavamo parlando di queste cose, in quel momento ho avuto un discernimento dentro di me. Ho detto, spirito di rapina, nel nome di Gesù ti lego, lascialo. Poi si è manifestato immediatamente, boom! È scoppiato come una bomba ed è stato liberato subito. Perché? Perché aveva detto la verità e voleva cambiare il suo stile di vita. Ma voi dite, ma nella Bibbia io non leggo che c'è uno spirito di rapina. È vero, non esiste il nome, però esistono gli spiriti. E la sua vita veniva controllata. Lui non aveva paura di fare rapine. E a volte noi attacchiamo le persone. Attenzione, non dovete attaccare le persone, dovete attaccare lo spirito che c'è dietro le persone. Non attaccate l'uomo. L'uomo ha bisogno di essere aiutato. Se c'è qualcuno che ha problemi spirituali e sta male, non dovete attaccare la persona, non dovete pensare che è cattivo e non sarà mai liberato, perché se no emarginiamo la gente. Noi invece abbiamo il messaggio più potente di questo mondo per comandare al diavolo di lasciare queste persone e liberarle, affinché diventino testimoni della resurrezione di Cristo. Dite amen per piacere. Alleluia. Volete andare a casa? Alleluia. Quante cose ci sono da dire. Ah, ma mi fermo qua, basta. Non è il momento per andare avanti, credo che sia il momento per stare nella presenza di Dio. Ora, non spaventatevi, vi ho dovuto insegnare queste cose che molte volte sono soggetti che si fanno all'interno. Io insegno questo nella scuola biblica. Però poi mi sono visto davanti a Dio, ho detto non è giusto, la Chiesa deve sapere queste cose, devono uscire queste cose, dovete sapere chi siete, dovete sapere qual è la vostra autorità, non dovete avere paura dei demoni, non dovete paura avere paura del diavolo, perché è un nemico sconfitto, è vero che lui cerca di agire come un leone ruggente. Ed è chiaro che se siete nella presenza di un leone ruggente bastano le dimensioni. Basta il ruggito per farvi spaventare. Lo capisco, anch'io mi spaventavo. Anch'io ho avuto esperienze particolari. Quando si manifesta una persona, se si manifesta non chiudete mai gli occhi perché in quel momento
si agitano così tanto che potrebbero farvi del male fisicamente, quindi sempre occhi aperti. Ma quando dichiarate il nome di Gesù, nel nome di Gesù, la Bibbia dice che ogni ginocchio si piega su nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E quindi i demoni vi devono obbedire. Quante volte, ad esempio, quando si va ad aiutare le ragazze in strada, poi venivano dentro e pregavamo per loro, si manifestavano. Ma per forza, la prostituzione può essere uno spirito. L'omosessualità può essere uno spirito. Ma non attacchiamo le donne, non attacchiamo gli omosessuali, attacchiamo lo spirito che è dietro di loro. Noi amiamo le persone, perché Dio ama la gente. Quindi non attacchiamo la gente, ma attacchiamo lo spirito che c'è dietro e aiutiamo la gente. Va bene, Chiesa? Posso fermarmi? Vogliamo andare a casa? No? Io sì. Devo festeggiare un compleanno. Ma al di là di questo, chiudete i vostri occhi. Molte volte mi è capitato di entrare in casa di persone e di trovare oggetti, amuleti, immaginette, tutte cose nelle quali le persone credono e mettono la loro fede. Per piacere, oggi liberatevi da queste cose. Buttate via ogni immaginetta, buttatele qui per terra, nel nome di Gesù, lasciate santi, santini, santoni. Mi ricordo che ai tempi c'era il famoso Sai Baba, tutti andavano da Sai Baba, era diventato famosissimo nel mondo. Lui pregava e della terra, della sabbia faceva diventare oro. Poi un giorno sono entrato in casa di una persona e ho trovato quel faccottino rosso e l'ho tagliato. Gli ho detto: fammi vedere, tagliamolo. E c'era dentro l'immagine di questo Sai Baba. E questo qua quello che trasforma la polvere in oro? Oppure una volta sono entrato in casa di una coppia che non riusciva ad avere figli e avevano grossi problemi di relazione. E io gli ho detto: ma voi siete andati da qualche mago? Sì, perché l'abbiamo provato tutti e siamo andati anche da un mago. E questo mago ci ha dato un faccottino, una cosa nel quale credere per cambiare la sorte. E io ho detto: dammelo, datemelo. E loro sono andati a prendere. E mi hanno dato un sacchettino anche lì rosso. E c'era su una forbicina. E su quella forbicina c'era un bambolotto maschio e un bambolotto femmina. Perché sapevo che era maschio? Perché sapevo che era femmina? Perché lui aveva il pisellino e lei no. E questi bambolotti erano uno dentro l'altro e sopra di loro c'era una forbice. Quella è una fattura. E quando si trovano queste cose che funzionano nel regno dello spirito, perché i demoni ne approfittano di queste cose, bisogna pregare. Ma prima di pregare e distruggere l'oggetto, ho detto alla coppia: volete ricevere Gesù nel vostro cuore? State credendo che io sono qui per fare la differenza nel vostro matrimonio? Sì, prega per noi. E allora ho pregato, li ho portati a confessare Gesù come Signore e Salvatore della loro vita e poi ho distrutto la fattura. Cari, le fatture nello spirito non sono le fatture che vi fa il ristorante. Lì dovete pagare l'IVA. Con le fatture dello spirito pagate la vita. Mi auguro che attraverso questo insegnamento e queste esperienze voi avete potuto almeno ricevere un'impartizione nella vostra vita per comprendere che il regno dello spirito è molto reale. Ora, noi serviamo un Dio meraviglioso e invisibile, pieno d'amore e di bontà, ma è vero anche che abbiamo un avversario al quale non bisogna dare spazio. La Bibbia dice: non fate posto al diavolo. Ora, molte volte si fa spazio per ignoranza, ma quando senti messaggi come questi e poi gli dai spazio, allora sei responsabile, perché scegli, fai una scelta. Quindi io vi dico, se avete avuto esperienze nel passato, vi hanno portato da maghi, vi hanno portato da indovini, vi hanno portato da maghe, avete esercitato o vi hanno fatto esercitare nel vostro passato o eravate presenti mentre facevano queste cose o vi hanno dato degli oggetti o avete fatto patti con Satana,
o avete fatto patti di sangue con l'avversario, o credete nella magia, o avete esercitato magia nera, rossa, bianca, voodoo e compagnia bella, lasciate il vostro posto e venite qua avanti. Amen. Io voglio pregare per voi. Chiunque abbia fatto queste cose o abbia subito queste cose, io voglio pregare per voi affinché lasciate questo posto completamente liberi. Per piacere suonate mentre le persone pensano e vincono il timore. Alleluia, grazie.